Ciao a tutti, come andiamo? Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Paul Leonard e oggi siamo in un nuovo episodio della serie di Pokémon Rosso. Allora, nello scorso episodio, ragazzi, abbiamo battuto la capopalestra Sabrina di Zafferanopoli. Per cui adesso ce ne possiamo tranquillamente tornare fuori all'aria aperta. Un poco come sarebbe bene che io facessi, per esempio, adesso che finalmente è tornato a risplendere il sole e ad esserci ciel sereno dopo quei 5-10 minuti di diluvio universale che c'è stato nella volta scorsa. Allora, nello scorso episodio, ragazzi, abbiamo battuto la capopalestra Sabrina di Zafferanopoli. Per cui adesso ce ne possiamo tranquillamente tornare fuori all'aria aperta. Un poco come sarebbe bene che io facessi, per esempio, adesso che finalmente è tornato a risplendere il sole e ad esserci ciel sereno dopo quei 5-10 minuti di diluvio universale che c'è stato nella volta scorsa. Allora, visto che siamo a buon punto, direi, ma prima di tutto, come prima cosa, di andare a fare un salto al centro medico per Pokémon, perché c'ho tutti i miei Pokémon della squadra esausti, malconci. Per Messico! Per Messico! Vado di fretta, scusate! Aspetta che qua ci abbiamo da fare un paio di visite di routine per far stare bene i nostri Pokémon in salute. Perfetto. Aspetta qua che qua c'è da rivedere un attimo la squadra con l'occasione di risistemare un paio di Pokémon. Alla fine Hunter non c'è molto servito. Cioè era sotto livello, sì, insomma. Chi prendiamo? Lapras? Ma sì, dai, prendiamoci lui che è un Pokémon d'acqua. In più conosce Surf, anche se l'abbiamo insegnato pure a Megan. Sarebbe il caso di farlo ritornare in squadra con noi, Megan, eh? Che è un ottimo Pokémon. Dunque, un Pokémon di tipo roccia terra. Uno di erba e veleno. Uno volante fuoco. Uno tipo elettro. Uno coleottero. E uno d'acqua e ghiaccio. Eh beh, non male. Vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo fare per riorganizzare la nostra squadra meglio. Va, che qui ci sono un sacco di Pokémon validi per fare una seconda squadra. Vediamo, Hitmonlee e Snorlax non sono male da mettere insieme. E poi c'è anche Poliwag, Eevee, Mew. Che poi ci sta anche il nostro Wigglytuff qui che si è evoluto. Exeggut che farebbe bene, faremo bene a far evolvere con la pietra foglia, già che ci siamo. Ma sì, dai, perché no? Almeno ci leviamo lo sfizio di vederlo evoluto. Oppure aspetta, vogliamo far evolvere Gloom? La pietra foglia, visto che ci siamo. No, vabbè, dai, perché dover far evolvere prima del tempo il nostro Pokémon? Ce l'abbiamo, tra l'altro, la pietra foglia, non mi ricordo. No, non ce l'abbiamo mica la pietra foglia. E com'è che mi è venuta in mente questa cosa qua di far evolvere Exeggut o Gloom? Così, di punto in bianco. No, niente, scusate, come non detto.
Vediamo, ci sarebbero Hitmonlee e Snorlax, Venonat che è un Pokémon tipo coleottero, Poliwag che allenato a dovere verrebbe fuori un bel campione. Bel campioncino, poi c'è Eevee, niente male, Mew, Jiggle, Execute, Rhyhorn, Megan, Nidoking, PG8, Jenny. Qui sicuramente ci vuole qualcuno che ci faccia tornare al più presto a Fuxiapoli, magari conoscendo il volo. Dai, ottimo. Ah, la psiconda la può imparare anche Lapras. Ottimo, ottimo, dai. Perché no? Perché no? Guarda te che cosa ci tocca fare per stare tranquilli con la nostra squadra al massimi livelli. Aspetta che qua vedo se c'è la MN02, esatto, sì, quella che serve per imparare il volo. Il volo! Il volo! Non lo puoi imparare, Buddy! Perché no? E allora niente, direi che per adesso dobbiamo lasciare per forza Buddy in panchina e ritirare PG8. Eh sì. Perché lui è l'unico che può trasportarci fino a Fuxiapoli. Ed è presto detto perché dobbiamo ritornare lì, perché ragazzi è da lì che si va poi andando verso sud alla spiaggetta dalla quale poi partire, traghettati dal nostro Pokémon che fa surf in mare, così da poter raggiungere l'isola Cannella dove c'è Blaine, il capopalestra successivo, e poi da lì si ritorna volendo subito a casa accanto. Mannaggia te, vedi, a questa stramaledetta bicicletta che ogni volta la rimetto sempre fra poi gli strumenti depositati senza volerlo. Non puoi portare altri strumenti? Ma come? Sono già pieno così? Ma dai! C'è da fare un po' di spazio. C'è da dire che in effetti non è da molto tempo che sto a fare ordine. Cioè, è da molto tempo che non faccio più ordine nel mio inventario per vedere cosa serve e cosa no. Cosa potremmo togliere? Non lo so, ragazzi, boh. Cioè, ci sarebbe questa che può servire. Execute, ma tanto non c'è fretta. Non ci corre dietro nessuno. Via, la depositiamo. È ancora presto per far evolvere il nostro Pikachu con la pietra tuono, perché è anche vero che deve ancora svilupparsi per bene, deve raggiungere almeno il livello 40, 41, se non sbaglio, quando impara tuono, poi impara agilità, insomma, tutte quelle mosse molto utili con tutti gli attacchi di agilità che deve imparare per forza.
prima di evolversi, se no, cioè, è uno spreco grave. Via, la pietra tuono, semmai la depositiamo e la riprendiamo dopo quando ci servirà davvero. Ok, da qui possiamo ripartire, ragazzi, come dicevo prima, per andare a Fucsiapoli. Ecco qua, vedete? Già sulla mappa lo indica chiaramente che da qui, eccoci arrivati a Fucsiapoli, scendendo giù di qua, vedete, ci ritroviamo davanti a una spiaggia. A sud del centro medico locale di Fucsiapoli. E qui ci sono un paio di allenatori che probabilmente saranno avicoltori. Ma a parte questo, vediamo, eh. A parte questo, c'è il mare da attraversare per raggiungere le isole Cannella. L'isola Cannella, cioè una sola, non è che so più isole, cioè almeno credo, cioè, non sono sicuro, se non mi ricordo male, se non confondo con le isole spumarine della seconda generazione della città di Yoto, ma vediamo. Prima di nuotare bisogna fare del riscaldamento. Ah no, ecco, è un nuotatore. Bene, bene, abbiamo fatto bene a mettere in campo per primo Pikachu davanti a tutti. Vediamo se riesce a gestirla bene. È super efficace, però è deboluccio lo stesso. Infatti, ti pareva, Ekete. E mi ha avvelenato, ma porca. Niente, dai. Ah no, ecco, avrei dovuto mandare in campo Graveler, che anche se era debole anche lui all'acqua, come in questo momento ha mostrato Tentacool con il suo attacco, conoscere. Lui almeno con la mossa di tipo terra è efficace contro il tipo veleno, che è Tentacool. Ah, però infatti sì, giusto, lo possiamo usare anche tranquillamente con Rekeg Charizard, che lo conosce anche lui, quindi non c'è problema. A posto, va bene, così. Ottimo. Vediamo se stavolta il nostro Pikachu ha più fortuna e maggior spazio in campo. Quanto ha tolto? Ottimo, ottimo. Ritirata, sì. Certo. Bravo, vai, vai. Fai ritirata, vai, vai in ritirata. Batti in ritirata subito. Che ti conviene. Ah, però, ce la siamo cavata. Ora sì che mi sono riscaldato. Beh, contento tu. Aspetta, ti verrà un accidente. Ah sì, giusto, prima scaldiamoci un poco con una bella lotta Pokémon che non avevo mai fatto fino ad ora. Vedete ragazzi, questa zona qui in particolare è ottima per far allenare il nostro Pikachu e il nostro Gloom. Perché entrambi sono dei tipi avvantaggiati contro i Pokémon di tipo acqua e qui ce ne saranno una marea fra i vari. Ecco, che lo sapevo io, Ma porca miseria.
Manco il tempo di finire di parlare, dicevo. Sono avvantaggiati contro i Pokémon di tipo acqua, ce ne saranno una marea qui in questa zona. Per cui tanto di guadagnato, se solo il nostro Pikachu non morisse ogni 3x2. Avanti, rivitalizziamolo per l'ultima volta, perché abbiamo finito il rivitalizzante. Ottimo. Ti pareva, certo, cioè. Ma porca di quella. Lo sapevo io. Se ne approfittano loro che noi abbiamo la velocità bassa di statistica quando non usiamo il nostro Pikachu. Beh, così impari. Così impari. Oh, bene, il nostro Pikachu è salito a livello successivo. 41, 27, 60, 36. Ecco, vedi, cioè, sì, è sempre la difesa, il punto debole del nostro Pikachu. Oh, Pikachu può imparare comete adesso, eh? Buono, buono. Perché no? Perché no? A cosa lo sostituiamo? A Tuononda? Ma sì, dai, Tuononda. Tanto abbiamo il nostro attacco principale, Tuonoshock, che può causare paralisi. Oh, è fredda, eh beh, certo. Allora, direi di tornare un attimo su per fare un salto al centro commerciale locale e fare provviste, ragazzi, perché ne abbiamo bisogno, eh. Cioè, siamo a secco di revitalizzanti. Odio di altri oggetti come le pozioni. Siamo a secco. Guarda qui quanti ben di Dio che c'è. Sì. Super pozioni a manetta. Revitalizzanti pure. Che ci servono. Guarda quanto siamo ricchi. Here comes the money. Here comes the money. Eccoci qua, a posto, possiamo andare. Aspetta un attimo che qua bisogna rifare tutto il giro da capo ogni volta. Oh, ma porca miseria sti comandi. Allora, ci siamo, possiamo ufficialmente immergerci in acqua. E partire per la nostra prossima destinazione, Isola Cannella. Guardo il mare per dimenticare. Io invece bevo. Ma fa lo stesso. Vai, fuori uno. Resta l'altro.
E vai, adoro quando riusciamo a infliggere colpi critici. Quanto ben di Dio. Che bontà. Frutti di mare e un bel piatto di pasta col sugo di pesce. Ale. Servito bello caldo. Oh, che trauma. Quando ti batti contro i dilettanti, succede questo. Allora, dove stanno gli allenatori? Ah, eccole qua, ce n'è uno qui. Mi piace nuotare, a te? Sì, guarda, a me sì pure, un sacco, un casino mi piace. Infatti ogni volta che andiamo al mare d'estate, la prima cosa mi preparo di corsa con la crema solare, però poi mi butto subito a mare e mi metto a giocare come un bambino con le onde. Con la palla che mi porto dietro. Aia. Dobbiamo fare attenzione. Ecco la nostra strategia vincente. Che prevale come sempre. Eh sì, però cioè, aspetta un attimo che qua il tipo ci ha addormentati, cioè, ci ha cantato la ninna nanna. Lo sapevo io. E a noi ci tocca sacrificare un turno così, suonando il pokeflauto, dando una sveglia al nostro Gloom. Ah, bene. E Tova, per altre 2 volte di fila ci hai provato e per altre 2 volte non è servito a niente. Ah, adesso però di nuovo sì, ce l'ha fatta a riaddormentarci. Di nuovo Gloom si è svegliato, stavolta da solo. Quanti colpi di scena! Madonna mia, cioè no! Dai, beh, Poliwhirl di nuovo ci ha addormentati! È una fissazione, oh! Porca miseria! Una serie di colpi di scena uno dopo l'altro, proprio! Guarda! Ehi, i lemuri! I lemuri fanno così. Ehi, appunto, lo vedi se avevo ragione? Ho fissato con l'ipnosi. Senti, ma... Mo' hai rotto il ca... Cioè, quando ci vuole, ci vuole. E vai, Pikachu sale di nuovo a livello 27. Che spanciata, beh, così impari. Dica lei, signore, quell'uomo, quell'altro uomo, giusto a pochi metri distante da quello di prima, che vuole nuotare anche lei e fare una battaglia Pokémon contemporaneamente? Quell'uomo con la cuffia, anche lui. Dica, finalmente siamo saliti di livello di nuovo. Ebbene sì.
Voglio allenare ancora il mio Pikachu perché ci vuole, ci vuole. Aia. Aia. Ah, stavolta dobbiamo mandare in campo Graveler. Aia. Porca miseria. Guarda che danno che mi ha fatto. Questa volta cambiamo di nuovo Pokémon, mandiamo in campo dopo Pikachu Charizard. Sì, perché sì, perché sì, è meglio così. Più resistente. Vediamo se riusciamo a fare abbastanza danni. Eh no, che cavolo, non volevo fare questo. Volevo darla a Pikachu, la pozione magica. Vediamo un poco se riusciamo a fare abbastanza danni. Oh, bene, allora, Pikachu e Gloom di nuovo acquisiscono per esperienza. Facciamo un altro passo in avanti. Glu 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 glu. Sì, affonda, affonda. Colpito e affondato. Vediamo chi è il prossimo. Sotto a chi tocca. Madò! Cos'è questo? Un assemblamento degli Avengers, cos'è? Assembramento degli Avengers, cos'è? Va bene ragazzi, allora, purtroppo l'appuntamento con l'episodio di oggi finisce qui perché si è scaduto il tempo che avevo a disposizione per voi, per cui io vi do appuntamento al prossimo video. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere lasciando un mi piace o non mi piace se non vi è piaciuto. Come grazie per tutti i commenti e le condivisioni, l'apprezzamento e il supporto che mi date al mio lavoro. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi subito anche ai vari social che con i video trovate in descrizione e anche alla mia pagina di Patreon dove potete supportarmi con delle donazioni. E in cui e grazie al quale se riusciamo ad arrivare a determinati obiettivi riusciremo ad acquisire nuovi strumenti e nuove attrezzature per fare sempre più video sempre di maggior qualità. Mi raccomando, noi ci rivediamo sempre qui su questo canale e sia in un prossimo video della serie di Pokémon Rosso, sia in un altro di una delle serie che sto portando o che porterò in seguito. Stay brave, stay Leonard, always. Ciao!